Juve da rifondare, nuovi calciatori da acquisire. Il nome che analizziamo oggi è quello di Douglas Luiz, giocatore che potrebbe far comodo per caratteristiche tattiche, ma anche tecniche. I dati che analizzeremo sicuramente ci parleranno di un profilo ben concreto, le clip ci faranno approfondire quelle che sono le qualità che potrebbe mettere al servizio della Juve. Analizziamo subito questo profilo perché di carne al fuoco ce n'è. Classe 98, brasiliano, Aston Villa, Douglas Luiz è un profilo che secondo me in ottica Juve ha bisogno e merita un approfondimento, perché per caratteristiche potrebbe essere quel tipo di calciatore che fa il caso di un eventuale Juve di Thiago Motta. Punto di domanda, ragazzi, parleremo ovviamente di lui perché ha delle qualità da considerare anche in ottica collettiva per quella che è la costruzione della nuova Juve. Prima di partire con i consueti dati, però, ragazzi, vi ricordo che se volete diventare match analyst, osservatori e data analyst e quindi lavorare nel mondo del calcio, per il mese corrente i posti per i corsi online sono esauriti, ma ci si può prenotare per il mese successivo. Formazione in ambito calcio, accesso ad offerte di lavoro sempre nel mondo del calcio, accesso poi a programmi professionali per poter effettivamente praticare e lavorare dal punto di vista pratico. Trovate tutti i link qui in basso in descrizione. Se vi va, lo dico sempre, basta solo mandare una mail per capire come funziona, vi aspettiamo. Ma come dicevo, iniziamo ad analizzare questo profilo toccando con mano qualche dato, perché di roba interessante ne abbiamo. Considerando i dati di Douglas Luiz durante l'ultima stagione, partiamo dal bottino dei gol fatti. Qualcuno potrebbe dire un centrocampista goleador, sì, il suo lo fa, ma occhio perché è anche rigorista, fattore da considerare. Degni di attenzione anche i 5 assist forniti in stagione, anche qui dobbiamo contestualizzare il tutto. È un giocatore utile sui calci piazzati, batte punizioni e calci d'angolo, quindi i suoi 5 assist li ha forniti, però va contestualizzato. Primo però per quanto riguarda il club, l'Aston Villa, per numero di passaggi. Si classifica al 21esimo posto in questa speciale classifica in tutta la Premier, ma nel suo club è il profilo passatore. Occhio però, perché non è solo attacco, primo sempre nell'Aston Villa per quanto riguarda i contrasti vinti, giocatore utile anche in fase di non possesso, ne parleremo. Questo lo porta però anche ad essere il primo calciatore del proprio club per numero di falli fatti. Altro dato a sottolineare, la sua aggressività, anche un ricchissimo primo posto per quanto riguarda i cartellini gialli ricevuti sempre nella propria squadra. Quindi ho già sentito da qualche parte tutto campista, giocatore utile perché fa gol, fa assist, una macchina offensiva, ma sa anche difendere. Attenzione, va contestualizzato, coinvolto sì durante la fase di possesso, è il giocatore che più passa la palla nella propria squadra, coinvolto anche in fase di non possesso. Quindi Douglas Luiz vuol dire automaticamente gol ed assist? Secondo me no, perché bisognerà vedere il ruolo da rigorista che avrà nel suo prossimo club, bisognerà vedere se sarà lui a battere ad esempio i calci piazzati della propria squadra. Quindi profilo che va contestualizzato, lo abbiamo fatto attraverso qualche dato, ma l'approfondimento è necessario e arriva grazie alla lavagna tattica, che ci illumina immediatamente andando a rispondere ad una domanda che è la seguente: perché è adatto? Innanzitutto sullo scacchiere, nel suo Aston Villa ha giocato in un 1-4-4-2 come mezzala sinistra, ma sicuramente potrebbe tornare molto utile ad un ipotetico 1-4-2-3-1 di Thiago Motta, sempre lì sulla sinistra. Questo perché? Perché schierato in quella mattonella, quella che è la sua mattonella, innanzitutto può garantire un certo numero di passaggi, sia in verticale sia andando a smistare sulle fasce, è coinvolto, è abituato a passarla, ma anche dal punto di vista tattico un giocatore che può tornare utile a questo tipo di schieramento a rombo che vede salire uno dei due centrali difensivi grazie ai suoi movimenti senza palla, perché può sia attaccare la profondità sia difendere. Per quanto riguarda la profondità, garantisce la presenza di un uomo in più nell'area avversaria, movimento senza palla e ultimo passaggio e perché no tiro per andare a concludere a rete, quindi il suo contributo offensivamente lo dà. A testimonianza di quanto detto, ecco la mappa di calore, praticamente un box to box, supporta la manovra in avanti, difende quando c'è da difendere. Quest'ultima parte la analizzeremo successivamente perché merita qualche dettaglio in più, ma
focalizziamoci sul contributo offensivo. Dicevamo, tecnicamente è un giocatore che il fatto suo lo sa, la manovra la fa girare anche in maniera elementare. Io non mi aspetterei da lui giocate pirotecniche. Occhio, il colpo, il passaggio ad effetto ogni tanto lo pesca dal cilindro, ma come può pescarlo un giocatore di media-alta caratura? Occhio, non gridiamo subito al fenomeno, ma quantomeno la manovra la fa girare. Poi, movimenti senza palla fondamentali per un allenatore come Thiago Motta. Lui questa attitudine tattica, questo istinto ce l'ha. Giocatore da rimorchio, se vogliamo, che accompagna spesso la manovra andandosi a posizionare a ridosso dell'area avversaria. Qualche ultimo passaggio lo può sfornare, anche qualche tiro pericoloso sicuramente può tentarlo. Tutto ciò però lo traduciamo in immagini. Eccola all'opera, infatti, a ridosso dell'area avversaria con questo passaggio finale. Ripeto, nulla di pirotecnico, però la manovra la fa girare. Qui sì, leggermente più defilato, ottimo passaggio a conferma della sua buona qualità tecnica ed altro assist, un altro che vediamo su calcio piazzato per ribadire l'importanza su questo tipo di giocata. Occhio ai movimenti senza palla, appunto a raccogliere a rimorchio questi palloni. Come dicevamo, anche in fase di conclusione, il fatto suo lo sa. Tutto ciò supportato, come visto già precedentemente, grazie alla lavagna tattica, da movimenti senza palla ad accompagnare la manovra. Lo ripeto, lo risottolineo, fondamentali per quanto riguarda quello che è il gioco di Thiago Motta. Ma anche durante la fase di non possesso è un giocatore partecipe, la mappa di calore vista in precedenza lo ha dimostrato, qualche spiegazione teorica ve l'ho fornita, ma ci vuole qualche dettaglio in più. Ed eccolo posizionato in uno schieramento mottiano con uno dei due difensori centrali che si alza, ed in caso di zona lasciata libera la sua attitudine in fase di non possesso gli permette di aiutare la squadra in quella zona, aiutare i compagni a recuperare le zone basse del campo per ricreare compattezza. Dal punto di vista tattico, questo tipo di atteggiamento cosa significa? Innanzitutto che è un profilo, secondo me, adatto alla Juve anche in questa fase, un profilo che si sposa con le idee di Thiago Motta, che durante la fase di impostazione vede la propria squadra, non voglio dire sbilanciarsi perché non è il termine corretto, ma alzare un difensore centrale in avanti, ed in caso di transizione negativa, quindi quando la palla viene persa, una mezzala con gamba che ce l'ha nelle corde il movimento ad andare ad aiutare la difesa può fare sicuramente comodo, può anche essere utile per rallentare la manovra dell'avversario. Ragazzi, tutto ciò di nuovo in esempi. Eccola l'opera qui, in questo tipo di movimento che abbiamo appena descritto. Si abbassa sulla linea difensiva, attento ed intercetta. Qui di nuovo l'attenzione è fondamentale nel suo gioco. Si abbassa, legge la traiettoria e recupera la palla. Qui posizionamento, attenzione ad andare a rompere quella che è la manovra dell'avversario. Ecco appunto alcuni esempi pratici. Quindi è un giocatore effettivamente adatto alla nuova Juve? Secondo me assolutissimamente sì, ma è un fenomeno, perché qui abbiamo parlato di caratteristiche positive, attacca, assist, passaggi, difende, aggressività. Ecco, secondo me va comunque un po' inserito nel giusto contesto, perché è un giocatore che innanzitutto si deve adattare ad un nuovo campionato come la Serie A. Eventualmente è un giocatore che secondo me a volte si piace un po' troppo, qualche palla la perde, proprio in uno degli esempi visti in precedenza recupera palla e la perde per tentare un tunnel al limite della propria area. Ecco, questo tipo di giocata ce l'ha e secondo me è una roba da limare prima di parlare di grande giocatore, ma dal punto di vista delle caratteristiche e dal punto di vista del lavoro che può mettere a disposizione, secondo me è sicuramente un profilo positivo adatto a quella che è la probabile nuova Juve. Detto ciò, ragazzi, questa come sempre è solo e soltanto la mia lettura, ma vi aspetto curiosissimo qui in basso nei commenti per conoscere le vostre opinioni. Nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, ci rivediamo ad un prossimo video, ad una prossima analisi.